Buonasera. L'attuale parroco della Consolata, Don Sergio Pellati, è stato nominato dal vescovo di Reggio Emilia, reggente della parrocchia di Madonna di Sotto. Il Don resterà in carica sino alla fine di settembre. Questa decisione è stata presa a causa della situazione ancora critica di Don Achille Lumetti, ricoverata all'ospedale di Baggiovara dopo l'emorragia cerebrale del 30 gennaio. Si è svolta ieri l'inaugurazione del monumento alle vittime delle foibe. Presenti il sindaco Claudio Pistoni, i rappresentanti della giunta cittadina, il presidente del consiglio comunale, alcuni rappresentanti delle forze armate e della polizia, il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli e il vescovo di Reggio Emilia Massimo Camisasca. Il monumento è eretto a fianco di quello già presente al Parco delle Rimembranze. In collaborazione con diverse associazioni sportive, l'assessorato allo sport ha organizzato la quarta edizione dell'iniziativa Lo sport non ha età, progetto che nel mese di aprile offrirà alle persone over 60 la possibilità di fare attività fisica gratuitamente. Ascoltiamo le considerazioni dell'assessore allo sport Giulia Pigoni riguardo a questa decisione. Assessore, allora, ancora un'edizione di sport non ha età, ma nato con questa dicitura, ma portato avanti soprattutto perché l'anziano è un valore che dobbiamo portare avanti negli anni. Assolutamente sì, la volontà è stata quella di riproporre una nuova edizione dello sport non ha età, questa volta nel mese di aprile, perché appunto lo sport porta con sé sicuramente salute, ma è anche sicuramente un modo di combattere la solitudine che negli anziani oggi è un problema molto presente. Quindi la riproponiamo ben volentieri grazie a tutte le società sportive che hanno dato la loro disponibilità per questo progetto. Quindi c'è anche una risposta, e non poteva essere altrimenti, da parte del territorio. C'è sempre stata in questi anni in cui si è fatto, quindi speriamo che sia ampia anche quest'anno in questa edizione. La formula rimane la stessa? Sì, praticamente sì, ci sarà la possibilità di iscriversi entro il 24 marzo sia all'URP sia all'ufficio sport del Comune di Sassuolo tramite una cartolina che verrà distribuita in alcuni punti della città e nelle società sportive che partecipano a questo progetto. Quindi sì, le stesse modalità degli anni precedenti. Sfida contro il Napoli questa sera per i giocatori neroverdi. La partita si terrà allo Stadio San Paolo con inizio alle 19. Negli approfondimenti, a fine gara, risultati e commenti. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto. Arrivederci a domani.